manager Giovanni Minoli, la cittadinanza onoraria, quale pubblico attestato dei profondi e sinceri sentimenti di amicizia, stima, gratitudine ed ammirazione della città di Napoli, il sindaco professor Gaetano Manfredi. Ha avuto l'idea che ha salvato dalla chiusura il centro di produzione RAI di Napoli. Quell'idea era un posto al sole. Lui è Gianni Minoli, volto storico della televisione di Stato. Da questa mattina, cittadino onorario di Napoli per aver contribuito a salvare tradizione e posti di lavoro con una fiction che da 27 anni tiene incollati gli italiani davanti al piccolo schermo. Niente maschio angioino nel suo caso per la cerimonia di conferimento da parte del sindaco Manfredi, ma il più familiare auditorium di Viale Marconi. Una scelta strategica che ha vinto, che ha fatto vincere. Teniamo conto che gli italiani all'estero sono di più degli italiani in Italia, sono 60 milioni, 65 milioni, e tutte le comunità italiane guardano Un posto al sole. Un posto al sole è il programma italiano più visto al mondo, e ci sono gli attori che vi possono dire le avventure personali che hanno avuto andando fuori, trionfi da star di Hollywood. E noi abbiamo girato, se uno pensa, in 27 anni è come se avessimo fatto 1500-1600 film. Io che cosa ho portato del nord qua? Ho portato l'organizzazione tayloristica, che unita alla fantasia, alla creatività, al talento, al geniaccio napoletano, ha prodotto un miracolo. Tanti gli ospiti intervenuti alla consegna della cittadinanza al papà di Mixer, con gli attori del cast di Un posto al sole, anche l'amministratore delegato della RAI, Roberto Sergio. Credo che abbia voluto rendere onore a un grande protagonista della RAI e rendere onore al lavoro anche di tutti i dipendenti della RAI che nel corso degli anni hanno contribuito a rendere questa sede, il centro di produzione RAI, un luogo importante, un luogo dove si è data la possibilità di raccontare la città, il paese, far lavorare persone. Io credo che questo sia un valore assoluto, e Giovanni, con la sua scelta all'epoca di Un posto al sole, è stato colui che ha contribuito significativamente a far sì che questo centro di produzione potesse vivere e poi soprattutto crescere.